Inizia anche la Serie A in questa nona giornata di Sbordone League. È saltata Sborussia contro Leeds, rinviata. In campo per la prima partita Galacticos contro Zemallandia. Scusami. Dunque, lo Zemallandia che ha vinto a tavolino nell'ultima partita, salendo a 15 se non sbaglio, Bocci, 15 punti. E dopo vedo, non ho visto, mi sono dimenticato. Se non mi sbaglio 15, dopo controllo. E Galacticos invece, dopo la vittoria contro il Leeds, ancora blackout totale per la squadra di Ranninger, che ancora deve trovare la giusta, il giusto equilibrio tattico e di squadra. Cambiano ancora i giocatori ogni partita, tra i palici e il cinquegrano quest'oggi. Oddio, attenzione, la terza prova. Dunque, cinquegrano tra i pali, Galenaggi e Basile Petrone. Centrocampo con Ranninger e De Maggio in attacco. Schiattarella, no, Schiattarella? No. Scognamiglio, non c'è Schiattarella quest'oggi. La formazione dello Zemallandia torna tra i pali, il ninja Balzano. La terza, Capuano e Cesare Esposito a destra. Ciccio Como con D'Alessandro. Bobby Amato in attacco, è tornato. Buono core in panchina per ora. Como fuori. Ormai i punti diventano sempre più pesanti. Le prime sei andranno in Champions, in Serie A. Le ultime due andranno in Europa League. Le ultime due per ora si chiamano Leeds e Galacticos. Quindi occhio. D'Alessandro viene chiuso da Galenaggi. Lo Zemallandia invece proverà ad allungare, magari entrare nelle prime quattro, anzi prime tre, ce la può fare ancora ad arrivare terza e affrontare poi l'avversario più debole possibile nei playoff di Champions. Ormai siamo arrivati quasi al rush finale, nona giornata, alcune partite da recuperare, quindi più o meno le squadre dovranno farne una a testa. In totale sono 14 giornate, quindi più o meno 6 partite alla fine dello Sbordone League, sesta edizione, regular season, poi saranno playoff. Cinquegrano per il colpo di tacco e poi il pallone di là per Petrone da parte di Scognamiglio, che torna a vestire i panni della punta, mancata per parecchio tempo. Oggi però l'assente è Schiattarella. Zemallandia invece che sembra essere tornata alla formazione tipo, tranne Carbone che ha dato forfè questa sera, ma finalmente è tornato Bobby Amato che è mancato un po' nelle ultime partite. Va Como sulla punizione? È uno schema! La terza si inserisce ma non riesce a colpire rete. De Maggio prova a ripartire, recupera Capuano che si scatena. Va col mancino, Como tutto solo, Como, Como, 1-0 Zemallandia, Ciccio Como. Ranninger, 1-0 Zemallandia subito, attenzione, Petrone, prova direttamente in porta, ma c'è il ninja Balzano tra i pali, che ha perso il posto nei primi tre portieri dopo l'ottava giornata per la grande prestazione di Napolano, ma ovviamente sicuramente nei primi quattro c'è anche il ninja. Un po' assente nelle ultime giornate, una non l'ha giocata, una l'ha vinta a tavolino, quindi occhio. Basile si accentra, prova al destro, no, sceglie Petrone, tocco però deviato da Capuano, anche lui in ritorno nello Zemallandia dopo due partite di assenza. Basile si gira, Ranninger alza la testa, poi però perde la sfera. Galenaggi, palla per Ranninger, alza la testa, palla verso Petrone, si butta dentro Ranninger, tocco per lui, prova a girarsi, la terza, perde il contrasto fisico, l'arbitro dice che c'è fallo. Capuano in avanti, Galenaggi però controlla tutto. Inizia ad abbassarsi la temperatura all'Amion. Capuano, poi
Amato? Palla vacante, Como miracolo! Di 5 grano, meraviglioso. Como passa! Vince il contrasto, 3 contro 2. Palla allargata, da Alessandro, fuori. Basile, imposta lui. Parte Petrone, lo ha visto Basile. Capuano rinvia. Capuano, anzi Como, recupera il pallone, lo riperde De Maggio, sceglie il dribbling, poi va con sinistra a incrociare fuori. Ciccio Como qua ha voluto calciare, murato dalla difesa dei Galacticos, la rimessa è per lui, il tocco è per D'Alessandro che prova a saltare la Runninger, ancora D'Alessandro, chiuso da Scognamiglio, Runninger mette ordine a centrocampo, Basile avanza, sceglie il destro Basile, Balzano. Mentre stavo controllando un attimo le classifiche, ha segnato De Maggio, pareggio Galacticos, gol di De Maggio, Como spara, 5 grano risponde. Dovevo fare giusto un aggiornamento perché lo Zemallandia è a 11 punti, a un punto sotto la Rione Sanità e Sky Blues. Occhio a quell'errore clamoroso di Basile, ma da Alessandro si fa protizzare da 5 grano. Dicevamo, un punto sotto la Rione Sanità e Sky Blues, che si trovano alla terza e alla quarta posizione, i secondi sono i PSG, i primi ovviamente i Bastardi, tutte vittorie e un pareggio. Intanto è arrivato Mister Salzano, se non sbaglio, è proprio lui? Sì. E Ciccio Como comanda la classifica capocannonieri con 18 reti. Oggi il 18esimo, 3 a tavolino. Nella vittoria di 3-0 c'è stata una piccola bufera. C'era chi diceva ineggiava l'ingiustizia, ma i gol a tavolino si devono dare per forza. Giustamente, se uno non gioca, non ti dai meno. Mister 1-1, hanno appena pareggiato De Maggio. L'ho visto, ma... E io no, invece, ero distratto. Si è segnato pure l'altra la punizione, stava male. E allora, 1-1 il risultato? Deve fare punti pesanti lo Zeman. Proverà a superare e mettersi per una volta al terzo posto, almeno per qualche minuto, visto che dopo ci saranno le altre partite. Occhio perché qui rischia Basile. Galenaggi. Petrone. Basile. Avanza, doppio passo. De Maggio perde l'attimo. E anche il pallone. La terza, verticalizza. Bobby Amato, allarga tutto. Al volo da Alessandro, murato. E allora dalla bandierina va da Alessandro, chiama la distanza. Fischia l'arbitro. Palla dentro, la terza è uno schema, fuori. Palla dentro, Bobby Amato la difende. Occhio al baricentro, ah, qui va giù. Non c'è fallo, scivolato Bobby. Leggenda di Soccer Star, Bobby Amato con Ricciardi, che ha promesso il ritorno, Ricciardi, hai visto? Torna dal Belgio Danielino Ricciardi. Forse anche lo Zeman un'arma in più? Penso proprio di sì. È però prima Soccer Star. Ciccio Como, fuori. Recupera Cesare Esposito, palla per Como, Bobby Amato si butta dentro Como, passaggio però errato, allora Galenaggi sbaglia tutto, D'Alessandro, 2-1 Zemallandia. Como perde l'attimo, ma non il pallone. Buonocore è appena entrato, tunnel di Buonocore, a questo punto facciamo il nostro wahoo! Forza è ogni tunnel sineggia al nostro verso. Palla dentro, sbaglia tutto, fischi per lui. D'Alessandro. D'Alessandro, Runninger, sterzata improvvisa, allarga per Scognamiglio che si accentra. Runninger ha un gran destro ma non trova spazio. De Maggio, piruetta. Scognamiglio, di nuovo per De Maggio, azione troppo sofisticata. E allora Esposito, che alza un campanile a quanto inutile. Allora De Maggio, Runninger, grande sterzata, destro all'incrocio, Juan Runninger. Bobby Amato subito ha provato, 5 grano risponde, 2-2. Partita emozionantissima, parte Basile. Il rinvio di la terza prende in pieno Bobby Amato. Partita si è infiammata improvvisamente. La palla a De Maggio,
Raninger la tiene. Raninger col destro, palo incredibile. Mamma mia che partita che si sta aprendo. Petrone sguscia, destro secco, Balzano. Non mi casavo così da un po', devo dire, Salzi. Ma Zemallandia Galacticos promette spettacolo. Due squadre che non vogliono mollare più punti. 5 grano, la pressione di D'Alessandro. Fase concitante della partita, ritmi altissimi. La terza sbaglia, scogna Miglio all'indietro. Palla per De Maggio, arriva D'Alessandro. De Maggio lo salta secco. Basile, numero, Basile. Carica il destro, eccolo, fuori. Cesare Esposito, Bobby Amato, Ciccio Como. Prova a girarsi, spalla la porta, poi numero, Ciccio Como, non va. Bobby Amato, salta il primo, Bobby Amato, calcio d'angolo, lo ha recuperato Galenaggi. Chiusura alla Lilian Thuram. Bobby Amato, palla dietro, Esposito, Como, 5 grammi. Raninger perde l'attimo, poi Como, un minuto alla fine del primo tempo, palla dentro, Bobby Amato, sinistro, è tornato Bobby Amato, 3-2. È il giocatore di altri tempi, ci dice Salzano. Che giocatore sì. È Bobby, una tecnica sopraffina per lui. Batte, scoglia Miglio. Che fa il ninja? Cosa ha fatto il ninja? Ninja sbaglia tutto. La rimessa per i Galactus. Risultato 3-2. Raninger con le unghie di una gatta ladra. Balzano. Prova ancora Raninger. Murato sul palo boccione Bonocore. Difende bene la traiettoria del tiro. Scoglia Miglio. Palla forte in mezzo. De Maggio carica il mancino, la terza come sempre, portiere aggiunto. Qui la rimessa è per D'Alessandro che perde tempo, temporeggia, Esposito 1-2, ci sono anche io vicino, numero di D'Alessandro perde la sfera, ancora lui, Raninger, Basile, in avanti, rimpalli impazziti, flipper, spazza Cesare. Petrone può scegliere la conclusione, la terza ancora, Raninger. Sinistro, Murato, assedio Galacticos, Ciccio Como mette ordine. Finta, ormai il primo tempo è finito, si segue l'ultima azione, Bobby Amato tutto solo, non va, clamoroso. Ciccio Como rasoiata, palla fuori. Basile, De Maggio, prova la sterzata, Basile ancora. Prova a girarsi, cambio di là per Petrone. Galenagge, mette giù, ha un gran tiro, fuori. Ma non è che l'hai finito al telefono? No, ce l'ho in qualche aspetta. D'Alessandro, per Como. Aspetta. Ancora Como. Galenagge, anzi Raninger, finisce così il primo tempo. 3-2 Zemallandia. È iniziato il secondo tempo, Zemallandia Galacticos, Capuano! Da spettacolo, tiro però respinto. Raninger, perde l'attimo. La terza, cerca Como, arriva Petrone, Como, si accentra, gol destro! Palo secco di Ciccio Como, sfera il 19° gol. Cesare Esposito, Como, finta. Sinistro e mezzo, Murato. Ancora Como, dentro, 5 grano. Poi Cesare Esposito. Palla recuperata, De Maggio. Scoglia Miglio, ritorna indietro, cambia tutto, Esposito mette il destro. Allora Galenagge, Basile. Avanza Raninger. Prova il numero, Esposito devia. Petrone recupera la sfera, va col destro, fuori. Basile cerca lo spunto a Petrone, si riappoggia, no, va col destro, fuori.
Parte da Alessandro, col destro 5, Grano. La tiene lì. Basile. Petrone. Basile. Arriva da Alessandro da dietro. Non l'ha visto Basile. Poi passa in mezzo a due elegantemente. Va giù, punizione. Runninger, deviazione, calcio d'angolo. Ci ha battuto. Palla dietro, Runninger. Prova lui, palo secco. Ancora Runninger. La terza, Cesare Esposito. Possesso palla Zemallandia. Allarga Capuano, Cesare. Capuano va via. Si accentra improvvisamente. Veronica, show di Capuano. Poi però Bobby perde la sfera. Runninger allarga Basile. Parte lui. Non è Basile? Sì, è Basile. Palla dentro. Esposito sviene. De Maggio! Una saetta di Zeus De Maggio. 3 a 3. La terza. 3 a 3 dunque. Risultato, una partita bellissima. La terza vola. 5 Grano. Calcio d'angolo. Attenzione, perché la partita è apertissima. Sono già arrivati i ragazzi dei Sky Blues, affronteranno... Occhio autorete, clamoroso, Galenage. 4 a 3. Bello. Ancora un gol fantastico da Alessandro. No, non lo so, non lo so. Ma l'hai pigliato un gol, Carlo. No, no, l'ho rimesso scherzo, l'ho ripreso. No, l'ho ripreso, dai, non gli dava sì. Anto, 4 a 3. 5 a 3, scusami. Un altro gol di Ciccio Como. Occhio a giro. Mamma mia, il ninja era fermo, non l'ha vista. Che stai facendo con quella pancetta? Pazzito boccio. 5-3, partita che ora sta prendendo il binario Zemallandia da un certo momento a questa parte. Un po' di sfortuna per i Galactico. Spalo colpito, poi l'autorete. E ora 5-3 con un gran gol di D'Alessandro. Galenage, Petrone, Galenage, De Maggio, occhio, al sinistro caldo oggi, c'è Petrone che si propone, De Maggio a Giracomo, si butta dentro Petrone, Esposito chiude la diagonale, palla per D'Alessandro, la sterzata, il colpo di tosse di Geromo, allora Amato, Galenage recupera, Galenage parte, c'è un fallo su di lui, ci sarà calcio d'angolo? Calcio d'angolo, dice l'arbitro. Salgono le torri, sale De Maggio. Petrone sul secondo, palla per De Maggio. Anticipato Petrone, al volo. Una palla vacante. Madonna, stavo per morire. Bella palla di Petrone per Squagnamiglio, ma tiro era debole. D'Alessandro prova a passare, Runninger comanda al centrocampo ora. Squagnamiglio va col destro, fuori di nulla. Ma col destro gol fantastico Scogliamiglio. 5-4. Partita nuovamente aperta. Va come la battuta, fuori di nulla. Capuano passa, sviene, non c'è fallo, dice l'arbitro. 5 Grano allarga subito per Petrone. Petrone, Runninger, Scogliamiglio. Sbaglia il tocco per De Maggio, la palla nuovamente per lui. Rasoiata fuori. Sta mollando lo Zeman nel finale, attenzione. Sta finendo la benzina nelle gambe dei compagni di Ciccio Como. Lui no, perché ne ha per tre partite e l'abbiamo già visto. Bobby Amato mette giù D'Alessandro col sinistro. Galenage devia. Como fuori. Como. Numero. Como. Palla dentro. Bobby Amato per D'Alessandro. 5 Grano che si è divorato lo Zeman. Con poi il tacco di Bobby Amato. Poi Scogliamiglio contropiede. De Maggio. Alza la testa. Pennella. La terza. Interviene. Amato. La tiene in campo. Numero su Petrone. Spazza Galenage. Occhio perché Balzano l'ha vista all'ultimo. La terza, finta. Occhio perché ultimo uomo Ciccio Como. Sterzata col tacco.
Avanza lui. Prova la botta. Deviazione, calcio d'angolo, ma qui sono morti in due. Capuano sceglie D'Alessandro di testa. 5 gradi. Scogliamiglio cambia tutto per Petrone. Buonocore fuori posizione, ma realizza la chiusura. Petrone. Raninger prova a passare. Scogliamiglio vuole il destro. Ancora Balzano. No. Como. Petrone. Amato. Sbracciano in due. Poi numero di Bobby. Col mustaccio. Ancora Bobby. Ma 5 grano regge bene la situazione. Raninger. I Galacticos ci credono ancora. Palla per Basile. Arma al sinistro. Lo finta. Prova a entrare in aria. Vince il contrasto. Raninger. Deviazione. Basile. Passa. Altra sterzata. Palla dentro. Balzano. Già battuto l'angolo. Raninger. Poi De Maggio. Fuori di nulla. Petrone. Col destro dentro. Scogliamiglio pareggio. Clamoroso all'Avion. Pareggio Galacticos. 5-5. Ancora al destro. Il ninja la tiene. Blackout completo per lo Zemalandia. Completamente al bar. Già a casa esultare sul 5-2. Clamoroso. Basile. Gasatissimi Galactico. Spalla dentro. Petrone. Fitta. Destro palo secco. Ancora non ci credo. Clamoroso. Colpo di testa. Capuano. Dentro. Non arriva nessuno. Petrone rinvia. Buono core. Ok pasticci. Petrone sbaglia. Ciccio Como. Galenaggio. Como. Dentro. Bobby Amato perde l'attimo. De Maggio. Sterzata. Scogliamiglio. Boccione di testa. Palla che tocca. Va col destro. Palla deviata. Calcio d'angolo Galactico, spalla dentro sul primo. Passa. C'è fallo, punizione. Buona. D'Alessandro tutto solo. Attenzione. Rosso per me, eh. Basile prova a sterzare. Poi c'è Petrone, lo serve. Petrone. Perde la sfera. Ciccio Como, Bobby Amato, sceglie la soluzione d'Alessandro, palla che non passa. Ancora Como, arriva Raninger, che partita la sua. Basile, ancora Basile, c'è fallo. Occhio, pallone perso. Raninger mette ordine. Poi cerca qualcuno sull'out di sinistra. Ma la palla termina fuori. Cesare Esposito, lo esaminiamo da più vicino. Talentuoso Cesare Esposito. De Maggio, finta. Salta Cesare che però recupera. Arriva Petrone. Sbaglia tutto. De Maggio si accentra, carica al sinistro. Arriva la terza, ma ancora De Maggio. Ancora Como poi sul pallone, recupera. Occhio al dribbling, rischia tantissimo Ciccio Como. Poi una palla vagante. Arriva ancora Como. Fallo di Petrone. Esposito. Poi Como. A spazio. Finta. Ancora Como. Destro secco. Miracolo di 5 grano. Ancora Como. D'Alessandro. Sinistro. Deviato. Palla dentro. 5 grano con i pugni. Arriva la terza. Sceglie il sinistro in aria. Pesca! D'Alessandro che si divora il più facile dei gol. Occhio perché è in area di rigore. Il vantaggio dei Galacticos. Cade l'Avion. 6-5. Basile. Amato sul 6-5. Fuori. Ancora Como. Running e recupera. Altro pallone recuperato da Raninger. C'è tutto solo De Maggio. Ma non lo serve Raninger.
Due su Esposito, c'è fallo e c'è spinta su Pedrone. Minuti finali di una partita bellissima che ha visto lo Zeman trionfare fino al primo tempo. Poi però il secondo è successo un macello totale. Altro fallo su Amato. Punizione decisiva sul destro di Bobby Amato per evitare la sconfitta. Tutto pronto. Tre in barriera. Più la terza a disturbare. Non la puoi spostare. Fischia l'arbitro. Parte Amato. Col destro run. Anzi galenaggio. Poi De Maggio. Occhio al rimpallo. Scoglia Miglio. Cesare Esposito. Sul pallone. De Maggio. Occhio. A spazio. Gira Amato. Runninger prova. Palla deviata. Fallo. Punizione va De Maggio col sinistro. Palla che scende. Balzano. Scoglia Miglio. Secondi finali. Colpaccio Galacticos fino ad ora. Amato. Non controlla. Petrone. Destro che scende. Fuori. Palla dietro. Esposito. Petrone. Palla vacante. Sarà forse calcio d'angolo, vediamo, no, salva Buonocore. Forse ultima chance Zemallandia. Buonocore temporeggia. Esposito. Sbaglia. Runninger. Balzano. La vede più. A un certo punto. La terza. Spinge lui. Va giù, punizione, ultimo assalto. La doppietta. Va Como. Ultimo assalto. Sale anche Balzano. No. Como. Destro deviato. Palla che non passa. Ultimo calcio d'angolo. Sale anche il ninja. Sali ninja. Sali. Dentro. Bobby Amato. Sbaglia l'aggancio. 5 grano. È finita. 6 punti classifica per i Galactico. Se ne andiamo da Runninger. Runninger, è stata una partita magica. Ci avete creduto fino alla fine. Questa la strada giusta per entrare in Champions. Sì, sicuro. Vogliamo riguardare. Allora, complimenti Runninger, complimenti ai Galacticos. No, complimenti a Scognamiglio. 6 punti, finalmente Scognamiglio. Finalmente gol pesanti per te, grazie. Questa è la strada giusta. Grazie al suggerimento di Runninger, ieri non ho... Non l'ho fatto in mano. Domani Big Party. Le ho pregati, le hanno fatto in mano. Complimenti Galacticos.